La Puglia sta investendo in innovazione tecnologica e digitale. Lo scopo è riportare i giovani a popolare questa terra con il loro carico di idee. Per questo la regione ha fatto tappa al We Make Future di Rimini, presentando le startup pugliesi e le azioni sostenute dal proprio programma di investimenti. Nell'ultima programmazione abbiamo finanziato circa 370 startup, circa 3.000 imprese con il bando Nidi e tantissime con il bando PIN. Significa che si è generato un sistema di opportunità per tanti giovani e non di realizzare il proprio sogno in Puglia. Le startup devono integrarsi sempre di più con il territorio, i centri di ricerca e di formazione. Questo è l'obiettivo del nuovo piano di finanziamenti della Regione Puglia. Adesso parte la nuova programmazione con uno slancio forte, innovativo, legato anche a settori industriali, facendo sì che le start-up rientrino nel calderone delle imprese, collaborino le imprese col sistema formativo della ricerca. È un'opportunità straordinaria per generare una Puglia sempre più innovativa, una Puglia che guarda al futuro, una Puglia che pensa che i confini non siano oggi dettati unicamente dal posizionamento geografico, ma dalla possibilità, grazie all'infrastruttura realizzata anche di bando ultra larga, di essere un luogo in cui la qualità della vita è alta e si possa investire anche nel settore dell'innovazione.